L'euro sale per il secondo giorno contro il dollaro americano. Gli investitori ritengono che il salvataggio dell'Irlanda eviterà il contagio sul mercato del debito. Il dollaro è destinato a diventare la moneta più debole del mondo, secondo gli analisti della JP Morgan Chase. Di mercato valutario parliamo in questo video con Gabriele Vedani, direttore generale d'Italia FXCM Forex Capital Markets a Legnano. Ciao Gabriele. Ciao Luciano, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, Gabriele, l'euro sale contro il dollaro, il salvataggio delle banche irlandesi calma i timori del mercato e lega l'Europa. Se alla corda dell'impiccato ho una vera e propria unione di cooperazione, questo rimane da vedere, ma al momento, appunto, l'euro si sta apprezzando. Sì, questa è la vera domanda. Diciamo che probabilmente come abbiamo ripetuto in queste giornate, il movimento era troppo negativo sull'euro, troppo veloce, c'è moltissima volatilità in questi giorni sui mercati, quindi interpretiamo il rimbalzo delle ultime 2 giornate proprio come un rimbalzo. Non penso che ancora in questo momento il mercato possa tirare un sospiro di sollievo definitivo, perché ancora non è dato sapere se veramente verranno elargiti questi fondi all'Irlanda e non è dato di sapere quale sarà la misura di questo aiuto. E l'altra domanda, come giustamente hai poi introdotto tu, di più lungo periodo è: ma se dovesse esserci veramente un salvataggio per l'Irlanda, quanto probabile è che poi altri paesi, no, i famosi PIGS, quindi Portogallo, Grecia, Italia, Spagna, potranno aver bisogno altrettanto di aiuti? Quindi quanto poi potrebbe essere devastante per le casse comunitarie questo tipo di intervento. Quindi riteniamo che l'euro-dollaro sia ancora in una fase di rimbalzo dopo la discesa piuttosto repentina dai massimi di 10 giorni fa, poco sopra 1,42, e soprattutto stiamo guardando con grandissima attenzione a 1,3674, che è sostanzialmente la media mobile a 50 periodi, che guarda caso è stata solo sfiorata in giornata. Ecco. Quello potrebbe essere un po' lo spartiacque tra una situazione più tranquilla e stabile per l'euro e invece una continuazione di questa fase correttiva che potrebbe portare l'euro fino a 1,30. Il dollaro potrebbe cadere al di sotto dei 75 yen da qui al prossimo anno e diventare dunque ufficialmente la valuta più debole del mondo a causa del programma di facilitazione monetaria della Federal Reserve, lo dicono appunto gli analisti della JP Morgan Chase. Sei d'accordo? Su questo punto sono più d'accordo, nel senso che sicuramente la politica fortemente espansiva abbracciata dalla Fed con questa iniezione continua di liquidità di dollari peserà in maniera molto importante sul dollaro almeno per tutto il primo semestre 2011. Quindi se non sono così bullish su euro-dollaro proprio per le problematiche che abbiamo esaminato prima, relativa alla zona euro, ecco che soprattutto in una situazione di grande incertezza, di forte avversione al rischio, penso che lo yen potrebbe beneficiarne in maniera significativa. E la forte vicinanza del minimo storico a 79,60 potrebbe mettere il cambio in una situazione di grande pericolo con la possibilità di una grande coda di volatilità. Noi sappiamo che ci sono moltissimi stop loss di posizioni rialziste sul dollaro yen proprio posti giusto al di sotto del minimo storico a 79,70. Ecco che allora un'accelerazione verso 75 e anche 72 come proiezione potrebbe assolutamente essere nelle carte di qui al primo trimestre 2011. Le prossime due valute entrambe sembrano avvantaggiarsi appunto di quello che si pensa potrebbe accadere all'Irlanda, appunto un salvataggio da parte della Banca Centrale Europea e da parte del Fondo Monetario Internazionale. Il dollaro canadese che avanza dal livello più basso in quasi 30 giorni dell'ultimo mese contro il dollaro americano, appunto più calma sul mercato fa sì che tornino a salire anche i prezzi delle materie prime che hanno un impatto particolare sull'andamento del dollaro canadese. Sì, qui il mercato sta continuando a giocare questo range tra
Praticamente, come si vede benissimo dal grafico che stai mostrando, è da un anno a questa parte che giriamo molto costantemente tra 0,99 e 1,07. E il mercato sta continuando a giocare imperterrito questo range. Noi con il nostro SSI, che è la misura di quanti operatori sono a rialzo o ribasso su ciascun cross, vediamo proprio in quasi di 1,07 ci sono tantissimi operatori che vanno short. E viceversa 0,98. Fino ad oggi il giochino, permettetemi la banalizzazione, ha funzionato molto bene. Mi sembra che la pressione sul dollaro canadese si stia accumulando. Quindi, se devo scegliere una rottura, si vede anche dalla serie di massimi sempre più bassi che ormai stiamo registrando praticamente dall'estate: prima 1,0650, poi 1,0350, poi 1,03, adesso 1,0220. Sono massimi sempre decrescenti, i minimi sono sempre più sotto pressione. Mi sembra di poter mettere in guardia da una rottura al ribasso che potrebbe portare il cambio anche a 0,96. E infine la sterlina britannica in recupero da giugno sul dollaro, adesso appunto sostenuta anche dal salvataggio irlandese, potrebbe continuare a salire. La sterlina sta beneficiando di due fattori. Il primo ovviamente è questo rimbalzo sostanzialmente dell'euro-dollaro, che in qualche modo sappiamo che euro contro sterlina è un cambio meno elastico, quindi qualunque rialzo o ribasso di euro-dollaro normalmente si trasferisce di pari passo sul cable, cioè sul cambio sterlina-dollaro. L'altro fattore che sta aiutando la sterlina sono state, oltre ai buoni dati sulle vendite a dettaglio, anche il fatto che la Bank of England, d'accordo con il governo, ha fatto una politica, o perlomeno ha programmato una politica di forte contenimento del debito pubblico e della spesa pubblica per il 2011. Quindi questo forte commitment di riduzione del deficit delle spese pubbliche potrebbe in qualche modo aiutare la sterlina, soprattutto se i dati del settore privato, come appunto le vendite al dettaglio che citavo prima, dovessero confermare questa possibilità. E quindi sterlina dollaro, ecco, è un altro cambio su cui potrebbe trasferirsi con grande forza la debolezza del dollaro che abbiamo postulato prima e che è stata anche sottolineata dal JP Morgan. Si è calmato un po' il mercato valutario oppure c'è ancora tensione da guerra? No, la volatilità rimane molto interessante. La cosa nuova rispetto, diciamo, a 2 settimane fa è che adesso i movimenti si stanno sviluppando in due sensi, cioè non c'è solo il dollaro che si indebolisce in maniera univoca, diretta, ma come abbiamo visto il dollaro yen rimbalzare da 80 a oltre 4,83, abbiamo visto l'euro dollaro ripiegare da 1,42 a 1,35. Quindi diciamo che adesso è un mercato forse sempre molto volatile, sul quale consiglio sempre di operare con posizioni molto piccole, molto ridotte per contenere in qualche modo il rischio, però è un mercato che finalmente si sta muovendo in due sensi, dando possibilità sia ai rialzisti che ai ribassisti di poter esprimere le proprie posizioni, di poter comunque portare i profitti a casa. Prima era, se vogliamo, più facile da una parte, perché uno potrebbe dire bene, vendo dollari e vado via e ho guadagno assicurato, però si sa che vendere dollaro, nella fattispecie quando è già sceso molto, non è esattamente quello che la natura umana porta a fare, anzi, la maggior parte degli operatori il rischio è che comprino una cosa che è scesa molto, quindi risultava molto difficile fare trading sul mercato per la gran parte degli operatori. Gabriele Vedani, direttore generale Italia, FXCM Forex Capital Markets. Grazie mille Gabriele, arrivederci. Grazie.